Salve a tutti e benvenuti nel quinto episodio del mio Let's Play Walkthrough di Trek to Yomi, un gioco indie arrivato al Day One sul Game Pass in cui impersoneremo un samurai nell'era del Giappone feudale e che deve risolvere alcuni problemi con i demoni e dei briganti. Detto ciò, questo è il quinto episodio, il quinto capitolo. Nello scorso episodio, per chi se lo fosse dimenticato, abbiamo affrontato le terre corrotte dello Yomi, dove il nostro samurai ha appreso di essere morto e dove alla fine ha rincontrato Aiko, la sua ragazza, apprendendo che anche essa immagino sia morta, e ha giurato di vendicarla uccidendo il capo dei briganti. Quindi, ovvero quello che l'ha uccisa. Nuovo collezionabile trovato. Grande Ikazuchi. Intrappolata nelle contaminate profondità dello Yomi, Izanami, la madre creatrice, cedette alla decomposizione. Ogni parte del suo corpo marcescente diede vita a uno degli 8 furiosi spiriti Ikazuchi. Per primo nacque dal suo cranio putrescente il Grande Tuono, dominatore del tuono e signore delle tempeste. Comunque la fantasia che ci hanno avuto i giapponesi a fare tutto il loro folklore, io gliela invidio, C'è un sacco di roba. Tra l'altro anche molto interessante, molto macabra. Quello sembra un passaggio creato apposta per noi. Che carini, qui nello Yomi. Altarino. Deve esserci un modo per passare. Vabbè, c'è qualcosa luminoso. Questi strani simboli, posso spostarli? E cos'è questa iscrizione sotto ai simboli? Cerca i simboli e allineali nel giusto ordine. Aspetta, non sto capendo. Quel simbolo, ok, quella sorta di pi greco con la stanghetta sopra. Poi abbiamo quella sorta di omino stilizzato e una F. Proviamo, eh. Quindi sopra ci mettiamo lui. Sotto. Questo, credo. E qui questa. Ok. Ha fatto. Quindi anche rompicapo ci sono in questo gioco. Che era una sorta di teschio. Vediamo. Sì, era una faccia. Se a causa del presente sei bloccato, rendi presente il tuo passato. Ok. Maestro Miyagi. Il tuo volto mi è familiare, Farabutto. Sei il primo uomo a cui abbia mai tolto la vita, nel capitolo 1. Se pensi che questo mi spaventi, sappi che non è così. Nel capitolo 1 è successa questa cosa. Per chi non se lo ricordasse, andatevelo a rivedere. Eri più scarso però, eh. Eri decisamente più scarso quando ti ho tolto la vita. Non c'era stato bisogno di questa cosa. Ti sei potenziato, da spirito. Qui abbiamo dei coltelli. Quindi qui posso andare? C'era un segreto allora. Nuovo collezionabile trovato e munizioni. Ok, per Uzutsu, quella roba lì. Ikazuki in fiore. I dombi senza vita di Izanami portarono in vita Sakui Zakuchi, il tuono squarciante, la possente forza del fulmine stesso. Ok, qui abbiamo poi munizioni per l'arco. E nada, andiamo avanti. E qua si può andare? Si può fare qualcosa? No, si può fare solo tipo una sorta di foto molto instagrammabile. Andiamo. Guarda come Legolas. Quelle sorte di liane, corde, sembrano
Quasi dei tentacoli. Dammi l'energia aumentata, grazie. Salvataggio. E proseguiamo. Perché sono andato fino a Kamikawamura? Perché non sono rimasto al fianco di Aiko, come avevo giurato? Eh sì, ma non puoi darti la colpa in continuazione per questo. Cioè, che palle dopo un po'. Facciamo munizioni raggiunta. Sei Hiroki, non è vero? Mi conosci, spirito? So cosa hai fatto. Lo sappiamo tutti. Sappiamo tutti, eh? Tutti sanno. Sono stato ingannato, non potevo saperlo. È questo ciò che vai raccontando a te stesso? Tante anime sono giunte qui prematuramente a causa tua. Come potrei espiare le tue colpe? Ma non a causa sua, ma scusami, l'avrebbero ammazzati comunque. Boh, vabbè. Il mio unico rimpianto è la mia morte. Quel diavolo di Kageru assaporerà nuovamente la mia lama. E riconquisterò tutto ciò che mi ha sottratto. Ok. Non hai imparato nulla, guerriero. Bravi, tutti e due di lì. È più comodo. Bene così. Finito? Sì, avete finito. Qua si può scendere, no? Altro squarcio molto suggestivo. Un altro? Ci sono andato un po' di forza bruta lì, eh. Ah, è stato più veloce lui ad affondare. Ok. Ora mi servirebbe un altarino per ricaricare l'energia. Oh, impazziti. Grazie, portami l'altarino. Ti aspettavo, guerriero. Oh, figo. Fatti avanti, mostrami ciò che sai fare. Mi ricorda uno dei nemici di Elden Ring. Sei lento, troppo lento. Anche tu sei lento, bro. Cosa fa? Si è curato? Combinazione leggera, XXXX. Ce l'avevo già, no? Questa? Boh. Scusa, eh. Vabbè, proseguiamo. Di qua posso andare anche di qui. Di qua immagino si vada avanti. Quindi proviamo ad andare qui in fondo a vedere se c'è qualche collezionabile, qualche cosa di strano. Ok, qui c'è una nuova tecnica. No, capacità proiettili aumentata. Va bene comunque. Quei proiettili sono OP as fuck. Proviamo ad andare qui sopra. Non si può. E allora andiamo avanti. Me l'ho affettato malissimo quello. Eccolo. No, basta. Forse con un attacco pesante riesco a rompergli quella sorta di posa che fanno. Com'è possibile che io possa uccidere i morti? Dove mai finiranno se non nuovamente nello Yomi? Effettivamente. Non ci avevo pensato a questa cosa che è basilare.
Ma è resistentissimo questo. Oh, finalmente. E questo invece era una pippa che con un colpo è andato giù. Lo Yomi mi inganna. Non posso fidarmi neanche di ciò che vedo con i miei occhi. Ebbene, ovviamente. Quanti nemici proprio. No, girati, mostro! Ok, si era messo a sparare frecce al muro. Ma si può. Ok, datemi un altarino però adesso, me lo merito, esattamente. Di qui ci sarà un collezionabile. Capacità munizioni raggiunta. Ma dai, ma che palle! Andiamo su. Non c'è alcuna fine per noi, guerriero. Attaccare dalla distanza questa. Abbatterò quanti ne sarà necessario. Beh, giustamente. Sì, ma non può. Sono stanco, porco cane. Oh, finalmente. Nuova abilità sbloccata. Combinazione con rotazione anti-armatura. X all'indietro più Y, una combo rapida che perfora le armature. Utile. Vediamo. No, aspetta. Così. Ma, non male. Ok, sto per morire. Mi servirebbe un altare. Ok, sono morto. Sono morto, esatto. No, avevo perso troppa vita contro quel demone. Rifacciamolo con un po' più di criterio ora. Esattamente. Perdendo solo due quadrati di vita e non tutti. Li perdo tutti qua, però. Bene così. Tosta, eh? Facciamo munizioni raggiunta, ok. Oh no. Ma non riesce a pararsi. Ok. Oh, un altare, bene. E anche capacità proiettile aumentata, bene così. Tosto questo penultimo livello, questo penultimo capitolo, eh? Tosto davvero. Ok, stordito, mossa finale. Che recupero. No, non ho recuperato niente di energia. Peccato. C'è niente di vita. Di nuovo quei simboli. Il tempo è un fuscello che si piega. Allora. Diario aggiornato. Non vi sono risposte qui. Le
Vi è solo caos, confusione ed enigmi. Vago come se fossi. Vado come fossi. Vago come fossi in un sogno febbrile, senza neanche la certezza di cosa mi dicano i miei sensi. È davvero possibile che non ci sia modo di tornare nel mondo dei vivi? Devo tentare, o sarò condannato a un'eternità di rimpianti. Allora, qui vediamo un po' cosa posso fare. Innanzitutto posso. Qui. Spostare questo carro. Ah, ecco, che mi fa vedere l'altro simbolo. Bene. Ed ora direi che. Indipendente l'ordine in cui li metto. Allora, metterei. Quelle tre righe per prime. Poi. Questa T rovesciata. Con la stanghetta in mezzo. Per seconda e poi questo kami strano che non so cosa sia per terzo. Ok, quindi tre righe, T rovesciata e quel due simboli lì. Proviamo. Allora. Ah, le tre righe qui non ci sono. Quindi andrò con questo. Poi qui ci metto la T rovesciata e qui le tre righe. Ok, è andato bene comunque. Bene così, vediamo se ci sono qualche collezionabile qui da prendere. Non c'è. Ah sì, c'è un potenziamento, energia aumentata, bene. E vediamo invece da questa parte. No, da questa parte non c'è nulla. Si continua allora. In questo capitolo che ha iniziato a mettere anche gli enigmi. Che per carità non è una cosa brutta, eh. No, di nuovo sto coso. Ok. Questo spettro è il nemico più fastidioso che ci sia in questo gioco. Oh! Nuovo collezionabile trovato. I Katsuki della Terra. La putrescente mano destra della tradita Izanami fece sorgere Tsuchi Ikatsuchi. Il tuono della terra, il fragoroso tremore, abbastanza profondo e terribile da essere percepito nel ventre della terra stessa. Ammazza! E qua non si va, giusto? Nope. E allora scendiamo. Qui abbiamo arco, perfetto. Niente di tutto ciò sembra mai accaduto. Se fossi rimasto a proteggere le persone a cui tengo. Aiko non sarebbe finita anche qui in questo posto orribile. Va bene. Quante volte vuoi ripetere ancora lo stesso concetto? Track to Yomi, sì. Proseguiamo. Bene. Metto i kunai. Dov'è che sono? Wow, che combattimento incredibile. E mi ha pure colpito. Dai, crepa. Ok. Probabilmente sia attacco pesante per togliergli quello scudo. Quale nuovo incubo mi attenderà qui? Chissà. Diario aggiornato.
passo dopo passo, percorrere la strada dalle mille miglia. È questa la via del Bushido, e non è mai stata tanto vera quanto in queste profondità da incubo. Eppure, a ogni passo, temo di essermi allontanato da quella via. Cos'è che sto cercando? L'espiazione delle colpe? La vendetta? O il ricongiungimento con la donna che ho deluso? Forse non potrò saperlo fin quando non raggiungerò il cuore corrotto dello Yomi. Ha citato tutte e tre le possibilità che ci aveva dato come scelta alla fine del quarto capitolo, quindi penso che in realtà quella scelta generi solo un dialogo differente, non una parte di livello differente. Né un finale differente, immagino. Dico questo interno comunque, eh? Gigantesco. Ok, alcune sfide richiedono di completare i compiti il più velocemente possibile. Va bene, ma cosa devo fare esattamente, scusa? Cioè, devo correre via? Troppo vicino per essere tranquilli, sarà meglio cercare un'altra strada. Boh, di qua? Boh, da questa parte allora. Si è aperta questa strada. Eh sì. Sono qui? O forse sono qui? Ero lì, eh? Ero lì, eh? Come gentilmente morire questo demone? Ma che strano. Perché sono morto lì? Mi fa danno quello scudo quando lo infrango, no? Da che palle, devo rifare tutta questa parte. I checkpoint del gioco gestiti un po' a caso, eh. Gestiti un po' tanto a caso i checkpoint del gioco. Ok, andiamo avanti. Avrei dovuto fare questa cosa e poi salvare, però vallo a sapere. Aia. Non ho munizioni? Ma dai, che palle. Girati e finiscilo. Oh. E andiamo avanti. Bene. E tu? Vuoi morire? Ok, vamos, vamos. Corri veloce. Ok. Questo si può aprire? No? Volevo vedere se questa fosse una trappola perché mi sembrava un po' in rilievo. Però niente. No, devo rifare tutto però, eh. No, ma che palle, davvero. Ma non ha messo un checkpoint. Questa cosa non mi è piaciuta. Questa cosa non mi è piaciuta per niente proprio.
Proseguiamo allora. Rifacciamo questa parte. Ormai sono diventato anche bravo a farla. Quindi vediamo di non perdere troppa vita. Dai, che palle. No, no. Ah, perché tra l'altro i colpi che usi quando muori ti rimangono usati. Non voglio battere quel tipo perché mi consumerebbe la stamina. Ma te invece sì. Ok, capacità a fare retro aumentata, bene. Ma prendilo meglio. Oh. Ok, vai così. Ed ora proviamo a fare la stessa cosa, correndo però all'indietro. Cioè, appena attivo quella cosa, vado indietro. Magari si aprirà questa porta. Vediamo. Ok, via. Questa porta si apre? Sì, esatto. In realtà si è aperta anche dall'altra parte. Vediamo poi cosa c'è di là. No, la stamina. Che infame questo coso. Ok, crepa. E vediamo cosa c'è di qua. Altra sfida? No, che è un altare. Allora salvo. Così non devo più rifare tutta questa cosa. Che è davvero noiosa. E poi torno indietro a vedere cosa c'è invece dall'altra parte. Sempre che non si sia chiusa la porta qua. Ok, no, si può passare. Ah, di qua c'era un salvataggio. Va bene, grazie per questo salvataggio. Proseguiamo. Questo sì che sembra lunghetto di capitolo, eh. Questo potrebbe essere il capitolo più lungo del gioco. Perché stando anche a vedere quanti collezionabili ho trovato, quasi niente per ora. Siamo ancora a meno della metà. Qua se perdi il tempo vieni fregato, eh. Sì, ma mi ero girato apposta attaccandoti, non per dire però. Ok. Neanche qua se c'è un altarino per salvare. No, c'è un collezionabile. Ok. Ikazuchi nero. Kuro Ikazuchi, il tuono nero, fu creato all'interno dello stomaco pestilente della defunta Izanami. È la furia vorticosa della nube temporalesca. Ammazza, oh. Qua cosa abbiamo? Capacità munizioni raggiunta, ok. E qui dietro non c'è un cavolo. Proseguiamo allora. Salverei volentieri la partita se potessi. Kunai non ce li ho. Arco sì, a questo punto usiamo l'arco. Ma qui si può andare sia di qua che di là. Allora, di là vedo che c'è un vicolo cieco, quindi ci vado subito. Perché qui abbiamo un potenziamento per l'energia. E poi si prosegue da questa parte. Bello anche questo effetto, eh. Stordito e mi ricarico un po' di energia, anche se non mi sembra si sia ricaricata. Forse contro gli spiriti non funziona.
Ciò che mi attende oltre mi inquieta. Attenzione, qua non posso salire. Sì, effettivamente l'aldilà giapponese è abbastanza inquietante, questo Yomi. Cioè, noi abbiamo tipo il paradiso. Loro hanno le terre incredibili. I Katsuchi che piega. Che piega. La gamba destra della madre Izanami diede vita a vermi che, gonfiandosi, crebbero fino a diventare il tuono impetuoso, l'implacabile e inarrestabile energia della tempesta. Va bene. Noi allora proseguiamo. Qui non c'è niente da fare. Oh, sì che c'è da fare, c'è un kunai. Beh dai, ho uno shuriken, non un kunai. Sempre meglio di niente. Ma ritornare sui miei passi vorrebbe dire tradire ciò che sono. Qua si va da qualche parte, no? Eccolo, il maestro lui, no? No, non è il maestro. Di nuovo tu, il cagnolino ghignante, l'impostore. È il nemico del secondo capitolo. Non rimpiango affatto di averti ucciso, demone. Siamo tutti demoni qui, ragazzo. Ok. E devo ricaricarmi un po' la stamina, non posso esagerare. Non l'ho preso? Vabbè, ma... Cioè, il mio guerriero tipo sta fermo, non fa danno, non fa niente. Ora però sarà un problema riprenderlo quello là. Ah, ce ne sono altri. Eccolo. Sì, mi sarei parato. Vabbè. È strano perché ti pari, ma non si para. Un po' strano, eh. Controlliamo se il collezionabile qui l'ho raccolto, sì. E riandiamo di nuovo. In quella zona. Ecco, i checkpoint messi a culo così non mi piacciono. Perché ti fanno rifare tutta questa strada solo per riprovare la boss fight. Oh, t'ho demolito un po', stavolta. T'ho fatto male, stavolta. Ne arrivano altri ora, sì, eccolo. Aia, dai però. È sempre più lento il tuo giocatore, non si sa perché. Non vengono colpiti da queste armi loro. Ok. E questo non è nemmeno il boss di fine capitolo. Combinazione ignora parata. X, muovi giù XXY. Quattro attacchi rapidi con una devastante mossa finale. Voglio provarla. Questa? Questa qui. Sì. Ok, ci sta.
Proseguiamo, qui c'è un collezionabile, no? Qua forse? Neanche. Vabbè, adesso mi darà un altare per salvare, immagino, no? Ecco qua. Abbiamo un collezionabile. Ikatsuki ruggente, dalla gamba sinistra in decomposizione di Izanami, nacque Naru Ikatsuchi, il tuono ruggente, il rombo eterno e riecheggiante del tuono. Ok, io salvo. E proseguo. Diario aggiornato, leggiamo. A ogni svolta vengo ingannato. Non so se il mio transito nello Yomi sia una prova o una punizione, ma ho visto il fatto di chi non ha potuto abbandonare questo luogo maledetto. Follia, mostruosità, perfidia. È un destino che non accetterò per me, a prescindere dai fallimenti del mio passato. Si va avanti e si scende in profondità. Andiamo allora. Ok, devo andare veloce. Queste cose un po' buttate a caso, eh. Tipo così. Ok. Un po' bruttina questa parte. Abbiamo delle frecce. Un altro salvataggio. No! Ho visto che c'era qualcosa. Spero fossero delle munizioni a caso, eh. Spero davvero fossero delle munizioni a caso. Mossa finale. Niente, questi non servono a niente in questo cacchio di posto. Ecco, come al solito, stanchezza. L'ho picchiato per un bel po' quello, e non è morto. Ok. Quanti colpi servono per batterli questi? Madonna. Proseguiamo. Ah, di là c'è un qualcosa, un potenziamento. Eccolo qui. Salute aumentata. Bene, questo mi va bene. Proseguiamo. Che bella anche questo controluce. Ah, di nuovo. Sembra il grande vuoto di Dark Souls, il lago di cenere. Sì, domani, cavallino, domani. Bravo. È questo ciò che devono affrontare tutti coloro che vengono mandati nello Yomi? O questo scellerato villaggio forse, viaggio forse riservato a me? Chi lo sa? Dubito che tutti debbano affrontare questa cosa, eh. Non sono tutti samurai esperti. Morirebbero al primo nemico. Sono stanco. Ah, che palle. Ero stanco e non sono riuscito a colpirla.
Allora? Guarda, con la mossa finale non guadagno più HP. Niente. Oh, finalmente, crepa! Mostro deforme. No, un altro. Oddio. Ok. Dai, datemi un altarino. Un altarino, non chiedo tanto. Cos'è questo? Non ho tagliato la corda. No! Non ho tagliato la corda, me ne sono accorto dopo. No, da dove riparto? No, dai. No, dai. No, non ci siamo con la gestione dei checkpoint qui. Non ci siamo per niente. Questo quinto capitolo è una delle zone peggio gestite del gioco. Ma di tanto, eh. Andiamo avanti. Ricarichiamo un po' di energia. Bene. Niente, qui bastava. Posso attivare quella cosa, andare un po' più in qua. Tagliare la corda. Ecco fatto. Ed ora attivarlo. Oh!
また一つ、さまよう魂か。
抜ける道か、もしくは深く悪しき夢へ踏み入る道か。誓いを破った奴らを見捨ておって見殺しにしおったな。拙者は図られたのです。もし心得ておれば。恥を知れ。どこだ先生。お許しくださいませ。アイコもこの地に不覚にもお守りできず。行くがよい。最後の試練が待ち構えていよう。